Un vero e proprio colpo di scena, anche se tutto va contestualizzato alla guerra in atto per il controllo dello spaccio di stupefacenti in una delle piazze più calde di Palermo, quella dello Zen e dei quartieri vicini. A sparare alcuni colpi di fucile contro il pregiudicato 48enne Benedetto Moceo domenica scorsa in via Costante Girardengo sarebbe stato il figlio Calogero. Il giovane è stato fermato questa mattina dagli agenti della squadra mobile dopo l'ascolto di numerose intercettazioni telefoniche. Nelle prossime ore si potrà definire con più precisione il movente, ma gli investigatori non hanno molti dubbi. Il tentato omicidio sarebbe la conseguenza di una lite tra padre e figlio per la gestione dello spaccio di droga. Benedetto Moceo, dopo essere rimasto ferito al torace e alle gambe, dopo una rocambolesca fuga sui tetti, è stato ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita. In ogni caso, gli investigatori ritengono che questo episodio sia collegato al ferimento avvenuto giovedì scorso sempre nel quartiere Zen del 28enne palermitano di origini tunisine Kemais Lausji, considerato il ras della cocaina. Insomma, faide tra opposte fazioni per il controllo dello spaccio di stupefacenti. I guadagni si aggiravano intorno a alcune migliaia di euro, il tutto reso possibile attraverso un meccanismo ben collaudato. A capo dell'organizzazione criminale Giuseppe Megna, finito in carcere, e la madre Rita di Piazza ai domiciliari, titolari di un noto autosalone di Viale Regione Siciliana a Palermo, finito sotto sequestro. Era proprio Giuseppe Megna ad acquistare sui siti internet diverse auto incidentate, intestandole a terze persone estranee al meccanismo di riciclaggio e ricettazione. Le auto sono in un momento successivo venivano messe un nuovo con il montaggio di parti di ricambio che a loro volta provenivano da mezzi rubati. E da qui nasceva il primo introito da parte del gruppo criminale, perché l'auto, dopo la contraffazione del numero di telaio, veniva immessa nel mercato e venduta nell'autosalone intestata a Megna e alla madre. Ma la stessa organizzazione aveva un'ulteriore fonte di guadagno. La stessa auto, corredata di alcuni dati identificativi come il numero di targa e il telaio di un'auto gemella, veniva utilizzata per simulare falsi incidenti. E qui entrava in gioco Giuseppe Castelli, finita ai domiciliari, che assoldava coloro che si prestavano a mettere in scena il falso incidente, truffando così diverse agenzie di assicurazione. Un ruolo per niente di secondo piano era affidato a Salvatore Messina, il carrozziere che si occupava nelle diverse fasi di assemblare i pezzi, in modo da rendere le auto vendibili a ignari acquirenti. Così, per i sei componenti, le accuse sono di riciclaggio, ricettazione e truffa. Sono finite ai domiciliari anche Orazio Fiorentino e Giuseppe Taormina, mentre 13 persone risultano indagate. Durante uno di questi controlli è risultata una macchina contraffatta. La macchina non era una semplice casualità, ma poteva far parte di un vero e proprio traffico. L'associazione si appoggiava a un carrozziere, a un meccanico di fiducia, e quindi diciamo era un'organizzazione che aveva, diciamo, era ben collaudato tutto il giro, insomma, che orbitava attorno ad essa.